intanto vi ringraziamo di aver accettato l'invito, questa è l'occasione da che cosa è data? Beh, innanzitutto dalla prima uscita pubblica, mi pare, del nuovo amministratore, che è il dottor Andrea Passarelli, della società Politeama, e poi anche da una vicenda che praticamente si è conclusa pochi giorni fa, dove il comune, la società Politeama, ovviamente anche l'amministrazione comunale come socio di netta maggioranza, ha avuto finalmente la liberazione dell'immobile dalle attività che da anni si svolgevano, attività commerciali si svolgevano nell'immobile da diversi anni, liberazione dell'immobile che naturalmente costituisce per noi ovviamente un momento importante, perché da questo momento in poi possono essere realizzati gli scopi e i fini che poi verranno da tutti noi illustrati, che io brevissimamente sintetizzo. Intanto voglio dire che voglio ringraziare, non sono presenti, ma per impegni professionali non sono potuti venire, spero che arrivino ora. Diciamo, abbiamo costituito un pool di difensori noi per la liberazione dell'immobile, questo è avvenuto prima ancora che si insediasse il dottor Passarelli, quindi eravamo in una fase ancora, diciamo, di interregno. Abbiamo trovato degli avvocati, dei bravi, dei noti avvocati di Como, che si sono prestati a svolgere il patrocinio gratuito per assistere alla società Politeama nella vicenda, diciamo, di fine rapporto contrattuale con la società Mifus SRL, che è l'ex conduttrice della parte commerciale dell'immobile, fino appunto al rilascio che è avvenuto 2 o 3 giorni fa, praticamente con la consegna delle chiavi. Cioè, 3 giorni è vuoto. Ora praticamente è vuoto, con la remissione in possesso della società Politeama, le chiavi le ha prese in consiglio il presidente Passarelli. Quindi per noi siamo veramente contenti, perché voi sapete che da anni ovviamente su questa vicenda della liberazione dell'immobile per noi ha costituito un problema e una finalità che abbiamo perseguito da anni e per anni. E ora, quindi, a questo punto inizia la nuova storia. Qual è la nuova storia? Voi, come sapete, nel nostro programma politico elettorale, quella del recupero strutturale e funzionale nel rispetto dei vincoli di natura architettonica, anche specifici di natura funzionale, che ha questo bellissimo immobile stile Liberty, il primo immobile in cemento armato che è stato costruito a Como nel 1910, l'architetto mi pare che è l'architetto Frigerio, se non mi sbaglio. E quindi che significa recupero architettonico? Voi sapete che è una parte assolutamente vincolata, anzi vi è un doppio vincolo di natura specifico, quindi sia strutturale, architettonico che funzionale. Su questo il programma dell'amministrazione è quello di recuperarlo, e anche di recuperare le sue funzioni culturali, di spettacolo, di cultura, di musica, eccetera. La città ha assolutamente bisogno di spazi ulteriori di grande qualità, qual è sicuramente il teatro Politeama, e quindi questo è. Ovviamente da questo momento in poi si apre un capitolo estremamente impegnativo, anche di ricerca, evidentemente dei soggetti che siano in grado di poter realizzare questi obiettivi. Io faccio questa breve introduzione, do subito la parola alla Presidente Passarelli, prego. Dunque, io sono arrivato da pochissimo, perché non sono neanche 2 mesi che sono in carica, e infatti questa fase terminale è stata da me portata avanti, ma su avviamenti che erano stati posti in essere dal Comune e dai predecessori, per cui si è conclusa la fase di liberazione. Nasce la parte più complessa, perché è chiaro che senza avere la piena disponibilità non si poteva neanche iniziare a progettare un futuro, adesso si può farlo. È complessa perché la volontà di indirizzare l'immobile a un centro che sia culturale, di convegni, tutto quello che è stato già detto dall'assessore, è una sfida molto difficile e importante, perché oltretutto capita in un momento di grande crisi dove le disponibilità e le risorse della cultura sono sempre più scarse, soprattutto anche da parte del Ministero.
ma anche da parte dei cittadini che poi devono comprare i biglietti. Di conseguenza non è facile rendere economica una gestione culturale, lo vediamo in tutte le sale cittadine che svolgono, dove si svolge cultura, per cui nel cinema, nel teatro sociale stesso, dove la fatica la conosco bene, e riuscire a bilanciare il conto economico è una cosa molto complessa che sta a galla solo con grande impegno. Tutta questa situazione chiaramente sarà da affrontare per gradi, per cui prima di tutto cercare di rendere, diciamo, ancora decoroso quello che è l'interno, perché veramente è in uno stato abbastanza delicato di un po' di abbandono, per cui bisogna prima di tutto pulire, sistemare, fare dei rilievi progettuali e da lì in poi riuscire anche a contattare i soggetti che si troveranno giusti per avere delle proposte che potranno essere delle proposte connesse alla conduzione piuttosto che alla locazione degli spazi. Non è facile, visto proprio il momento, però iniziamo a lavorare e speriamo nell'ambito del prossimo semestre di riuscire a avere degli indirizzi su queste possibili vie di crescita e di rinnovamento del teatro culturale. Grazie, Mastro. Che oggi come oggi non si può andare oltre, sinceramente, perché vorrebbe dire di fare delle prospettive, non c'è nulla di concreto, ci sono solo delle parole che si stanno iniziando a fare proprio perché con la disponibilità, perché c'è tutta un'area anche commerciale, quella che abbiamo liberato è un'area commerciale che era destinata a bar, lì c'era un albergo ai vecchi tempi, per cui ci sono delle zone di natura commerciale che non sono sottoposte a vincolo, se non vado errato, certo, dal punto di vista di destinazione, per cui quelle possono avere uno sviluppo più facile, magari anche un pochino più appetibile, e di conseguenza possono dare delle risorse utili per lo sfruttamento della parte invece proprio strutturale. Cioè, se passate via vedete lo stato anche esterno, e vi lascio immaginare l'interno dell'immobile, e di conseguenza le somme necessarie sono veramente ingenti. Diciamo tutti i giorni che il comune è molto, ha delle ampie disponibilità di mezzi e di conseguenza trovare i soldi per ristrutturare quella cosa sarà veramente un passaggio complesso, però anche degli inquilini che se ne facciano carico, oppure anche dei finanziamenti bancari garantiti dal ricavato delle locazioni, sono tutte strade che possono andare, cioè nell'arco di un decennio, 12 anni, mutuo, vi dicendo, insomma si può anche dare un bilanciamento tra entrate da locazioni, spese di ristrutturazione e rimborso di debiti. Tutto da studiare, diciamo che ci si dovrà sicuramente rivedere tra, vi dico almeno, qualche mese. Anch'io voglio ringraziare innanzitutto gli avvocati Livio e Procopio che si sono messi a disposizione dell'amministrazione comunale e che ci hanno consentito di arrivare a rientrare in possesso dell'immobile. Questo è un primo step però fondamentale. Fatto questo, adesso possiamo iniziare a ragionare e soprattutto a progettare che cosa si possa e si voglia fare di questo immobile così importante per la nostra città. Credo che ci possano essere tantissime idee, mi sembra questo una buona possibilità per iniziare a ragionare in una maniera partecipativa, no? Si parla tanto di un'amministrazione partecipata con i cittadini, questo è sicuramente un caso classico perché ogni cittadino potrà avere delle idee su come recuperare, su cosa fare, su quali progetti avere con riferimento al Politeama, e quindi in questo senso penso che dovremmo fare una sollecitazione per aprire proprio al pensiero e al ragionamento di tutta la città un pensiero progettuale sul Politeama, e questo già mi piace come idea. Poi mi piace ancora di più il fatto che di sicuro penso che sia difficile immaginare che il comune da solo possa farcela, ma questo lo vedo come un fatto positivo perché tutte le componenti istituzionali di Como e anche non di Como, perché l'interesse a un'opera e un immobile così importante può essere sicuramente sovracomunale, dicevo
tutte le istituzioni devono collaborare. Lo vediamo ad esempio con riferimento ad Expo 2015, credo che la città si stia compattando su degli obiettivi importanti comuni, e io credo che il Politeama sicuramente ben si inalvei in questo numero di obiettivi importanti comuni che la città e i cittadini devono sentire. Quindi in questo senso siamo veramente aperti ad ogni contributo, ad ogni idea, nella profonda convinzione, come diceva già prima anche l'amministratore unico, dottor Passarelli, che per fare comunque un progetto che sia vincente deve essere anche un progetto virtuoso da un punto di vista finanziario ed economico. Oggi, per fortuna, non sono più tempi nei quali si possono fare progetti che non abbiano anche delle solide basi di tenuta finanziaria ed economica. Bisogna fare qualcosa che renda, solo in questo modo riusciremo ad attrarre persone interessate, e quindi invito tutti nell'esercitare la progettualità, ad esercitare una progettualità che non sia fine a se stessa, ma con i piedi per terra, la testa nelle nuvole ma i piedi per terra, per pensare a qualcosa di molto bello, di molto utile per tutti e anche di sostenibile economicamente e finanziariamente. Io volevo aggiungere una cosa, se mi permettete. Intanto volevo assolutamente condivido pienamente le cose che sono state dette prima, vorrei sottolineare, ho dimenticato intanto di leggere la dichiarazione degli avvocati Giorgio Livio e Gianfranco Procopio, che come se fossero presenti ma per ragioni professionali sono assenti. Abbiamo accettato di patrocinare gratuitamente la società Politeama nella vertenza con il conduttore Mifus per fornire un servizio alla città. Auspichiamo ora che è stata ottenuta la liberazione di mobile che lo stesso non venga lasciato in uno stato di degrado in cui si trova da anni e che vengano fatte dall'amministrazione le scelte più appropriate nell'interesse dei cittadini comaschi e delle qualità architettoniche e funzionali della importante struttura. Poi due cose, e dopodiché ovviamente spazzare le domande. Cioè, la prima, un ringraziamento alle associazioni oltre che alle persone che in questi anni, in questi ultimi mesi hanno tenuta viva l'attenzione sul Politeama. Mi riferisco alla famiglia Comasca, che come sapete ha preso a cuore anche la necessità del recupero del bene. Mi riferisco anche al dottor Passarelli, quello fu un'occasione in cui noi ci incontrammo, se le ricorda, tutti gli ordini professionali della città di Como hanno più volte manifestato l'interesse, il Presidente prima faceva riferimento a una possibilità anche di una presenza degli ordini professionali, hanno manifestato il loro grande interesse al recupero del bene, quindi l'ordine degli architetti, degli ingegneri, dei commercialisti, degli avvocati, ovviamente che racchiudono numerose migliaia e migliaia di professionisti che potrebbero, sono interessati, siamo in una fase iniziale, ma che potrebbero dare sotto il profilo, diciamo, anche economico-finanziario, attraverso anche le strutture previdenziali, una possibile presenza, siamo in una fase ancora di ricerca. Ecco, volevo appunto evidenziare questo interesse e anche il fatto che per la prima volta l'amministrazione della città, unitamente anche alla società Politeama, praticamente si presenta alla città per riaffermare la grande attenzione che si ha verso questo bene e la volontà di recupero dello stesso. Questa è veramente la prima volta negli ultimi, direi, quasi due anni. Io volevo capire una cosa però, il tema del Politeama era già finito anche in Consiglio Comunale più di una volta, visto che la proprietà, a meno che non ci siano stati passaggi che io ignoro, non è al 100% del Comune di Como. Esatto. E c'era un problema di parcellizzazione delle quote che quantomeno la precedente amministrazione ha tentato di risolvere, però non se ne è mai arrivati a una, tant'è che nonostante gli accantonamenti in bilancio, mi pare addirittura 800.000 euro, alla fine non erano stati acquisiti. Ma a questo punto come pensate di poter parlare di una ristrutturazione oggi nel momento in cui il Comune non è nemmeno proprietario al 100% dello stabile? Perché mi sembrava che in passato questo fosse uno dei punti di rilievo. No, ma aggiungo, perché secondo me potrebbe completare, poi in vista dell'Expo 2015 mi è sembrato di capire anche che ci fosse qualche obiettivo sul Politeama. No, dicevo che come abbiamo visto che per Expo 2015 tante istituzioni si stanno unendo e stanno collaborando, allo stesso modo penso che anche sul Politeama si possa esercitare la stessa progettualità. Non ci sono i tempi tecnici, no, assolutamente. Per quanto riguarda la domanda di Gisella, il proprietario è unico ed è la società.
dobbiamo distinguere fra il proprietario della dell'immobile e le quote della società. Quindi il Politeama SRL è proprietario dell'immobile e deciderà come vuole a maggioranza in base alle delibere che verranno assunte dall'assemblea, dove peraltro abbiamo ovviamente il controllo, ma non stiamo facendo nulla in contrapposizione agli altri soci, ai quali abbiamo detto chiaramente che non compreremo le quote, ma loro sono d'accordo nel trovare una qualche soluzione, per cui stiamo gestendo di concerto con gli altri soci, ma nella chiara situazione in cui l'immobile è detenuto da una società e quindi è la società che delibera a maggioranza che cosa fare dell'immobile. Quindi a differenza del passato voi non avete intenzione di acquistare le quote? Posso fare una battuta? Prego. Posso chiedere un ripasso? Quante sono le quote? 15% di privati circa. Sì, più o meno. Vorrei, molto frazionato. Sì, vorrei dire molto frazionato, cioè circa 41. Sì, sono. Quanti sono? Di più. Solo una sottolineatura riguardo, io credo che nel passato si sono perduti anni riguardo a questo, che è assolutamente un falso problema, perché il problema, se ben ricordate, non era l'acquisizione o meno del 15%, secondo noi, la novità direi anche di impostazione nostra è diversa da quella del passato, se ricordate sono persi anni nel ricercare i pochi, sai, ci sono persone che sono defunti, ci sono molti successori, eccetera. Ma perché cosa poi? Perché non si è mai capito effettivamente quale fosse l'utilità di questa perdita di tempo. Quindi si è sviato il problema. Quello che diceva prima la signora Postella è il vero problema. Il soggetto attualmente proprietario dell'immobile, che ovviamente condivide questa impostazione, perché è così, in quanto la società si è sempre espresso da parte dei suoi organi, diciamo, da parte degli enti e dei soggetti che la partecipano, nel senso appunto del recupero. Quindi, cioè, voglio dire, non c'è nessuna contrapposizione riguardo a questo scopo. Poi se c'è qualche privato che, per esempio, mi permetto di aggiungere, correggimi se non è giusto, se qualche privato non dovesse essere d'accordo sulle finalità, qua come in tutte le società, vigilio di maggioranza e anche di libertà di uscita, perché se vuole liberamente cedere le sue quote, probabilmente in presenza di una attenta volontà di valorizzazione sicuramente ci sono altri soggetti che condividono. Anzi, perché i privati comunque sono molto favorevoli? Perché nel momento in cui la società fosse proprietaria di un immobile bello, messo a reddito eccetera, chiaramente anche per loro diventano cedibili le quote, quindi diventa smobilizzabile l'investimento, per cui l'interesse è assolutamente coincidente. Ma cioè, posso solo chiederti, ma quei famosi ultimi locatari che sono stati adesso in mandati via, sono stati, come dire, gabbati dalla Mifus, chiedo agli avvocati? No, io se ne permetto, vedete che l'ho seguito. No, perché ti ricordi che sono stata quella famosa cosa, all'improvviso dopo tanto tempo sono comparsi questi e hanno aperto per 15. Purtroppo devo dire, questo lo dico perché peraltro io sono molto contento che c'è il nuovo presidente, della statura professionale, morale, delle competenze, il presidente Passarelli, questo lo devo dire perché ovviamente forse nel passato se ci fosse stata una pari attenzione e anche voglia di fare probabilmente avremmo risolto i problemi prima. Devo dire che il contraente diretto della società Politeama era la Mifus SRL, sì. Tutto quello che è avvenuto tra Mifus e terzi soggetti, spesso sono avvenuti questi rapporti all'insaputo della società Politeama, per cui diciamo nulla sappiamo, nulla sicuramente sappiamo, all'insaputa, dico forse, ma sono sicuro che all'insaputa. Noi nulla sappiamo per quanto riguarda i loro rapporti, perché peraltro la società non è mai stata, e il comune neanche indirettamente, sono state messe a conoscenza di queste storie. Però per quanto ci riguarda l'immobile è libero, i rapporti contrattuali sono stati definiti, i rapporti peraltro, questi sono aspetti diciamo particolari che comunque non sono di mia competenza, però devo dire che le vicende si sono concluse sicuramente in un modo di tempo corretto per la società. Ma questa società, io probabilmente ho perso dei passaggi passati o comunque non me li ricordo, da quanto tempo occupava gli immobili e che canone di locazione aveva? Mifus. Se ci sono stati debiti, perché sennò non mancano dei pezzi. Dunque, io non ho piena conoscenza della storia. Da quel che so, il contratto risale al 2000.
indicativamente, però potrei non essere preciso. Non è detto che il contratto originario fosse nei confronti dell'Amicus, perché nel momento in cui un soggetto prende in affitto i locali, poi con la cessione della sua azienda può dar seguito al trasferimento che il proprietario dell'immobile subisce dell'azienda col contratto locativo attaccato. Per cui se il primo gestore dell'azienda ha ceduto l'azienda nel 2003, nel 2005 a Mifus, Mifus è subentrato nel contratto locativo con noi. Mifus a sua volta probabilmente ha affittato l'azienda a degli altri soggetti. Ritengo, forse, però anche questi sono documenti del passato, senza comunicazioni al proprietario dell'immobile, che è un atto dovuto, viceversa. Però non era il momento adesso di stare a pignolare su questi inadempimenti fatti in passato. Adesso quello che interessava la proprietà era liberare in maniera consensuale, cioè è stato fatto davanti al tribunale, perché davanti a un giudice, una transazione per dire: bene, te ne vai, questo è quello che ti viene dato a livello di transazione ed è finita lì. Per cui non ci sono più né debiti né crediti. No, ci sono diversi locatari che sono in caso con Mifus, però noi siamo estranei. Sono problemi, sono rapporti loro. Ma il comune, quanto la società, o meglio, quanto ha transato con... Se mi permette, voglio dire una cosa che probabilmente all'integrazione. La società è stata presidente, voglio dire, è stato fatto un accordo complessivo, sostanzialmente anche con noi risparmiatori, certo. Quindi la società sostanzialmente in questo accordo ha evitato il pagamento di un'indennità che la società Politeama ha evitato il pagamento di un'indennità che normalmente per sarebbe stato dovuto al locatario, e questo è potuto avvenire anche in virtù di alcune anomalie, voi spesso come standard ne siete occupati, di gestione del bene, su cui c'è una controversia di interpretazione, per cui comunque la società ne è uscita bene, insomma. Quindi con voi mi fu una... assolutamente più partite aperte. Chiuso e sepolto. Il problema ora è completamente diverso, noi abbiamo chiuso questo capitolo, però anche in tempi rapidi, perché in 7-8 mesi si è chiuso, per cui ora siamo nella totale libertà di poter avviare. Se l'immobile è libero è evidente che i soggetti privati o pubblici interessati a eventuali progetti naturalmente sono molto più disponibili. Ma il contratto quando scadeva? È scaduto il 31-12-12 con obbligo di consegna entro il 30 giugno. La consegna in effetti è avvenuta prima del 30 giugno, poi ovviamente la liberazione di poche cose che erano rimaste, la definitiva consegna delle chiavi. Mi sfuggono delle cose, però mi sfugge il perché di una transazione da parte della società, e quindi vabbè, larga parte del socio di maggioranza, andando per riflesso, se lo stabile doveva già essere liberato. Siamo riusciti a ridurre, se non quasi tendenzialmente ad eliminare, quell'importo che la società Politeama avrebbe dovuto pagare al conduttore per la finita locazione, per il discorso dell'avviamento commerciale. Quanto si sarebbe dovuto pagare? Ma la legge prevede che su 18 mensilità del canone corrente, il canone corrente era circa 2.000 euro al mese, per cui praticate, quindi la società Politeama ne è uscita avvantaggiata. Se ricordate che era anche la 36.000 euro. Prego? 36.000 euro indicazione. Sulla carta, c'è la legge, lo prevede la legge 392, questo. Quindi... Il problema è che di fronte alla morosità, perché c'è stato un ritardo, c'è stato un ritardo. E alla fine si è compensato un onere con un credito, e alla fine si è compensato. E poi comunque c'era da dire che è vero che il contratto era terminato, ma se l'inquilino fa resistenza e non esce volontariamente, l'inevitabile è il ricorso al giudice, così come è avvenuto. Ma se l'ha lasciato prima del 30 giugno praticamente? No, spontaneamente. Noi abbiamo la società iniziato davanti al giudice, ha iniziato un'azione di sfratto. Si può sapere con quanto si è transato? O... poche migliaia di euro? 10.000 euro. A fronte di un eventuale pagamento dell'unità di avviamento commerciale di 18 mensilità per 2.000, invece di sulla carta, se viene astratto 36.000,
in modo, diciamo, di buon senso. Ma perché loro che debito avevano? No, loro in realtà, è una questione tecnica, se mi permette, cioè in realtà il discorso era che era rimasto una piccola parte del canone che andava pagata entro il 2012. In considerazione dell'azione di rilascio che è stata intentata, la legge in questo è molto rigida, perché se la morosità persiste e non viene sanata, non viene pagata in tempi giusti e viene depositato un atto di rilascio, ovviamente qui mette in gioco quello che riguardano poi gli eventuali diritti di uscita, quell'indennità di avviamento commerciale che si potrebbe allocare, ma sono, vi ripeto, problemi di assoluta irrilevanza, diciamo direi assolutamente normale in vicende di cessazione dei rapporti. Visto che loro sono interessati agli aspetti anche economici, trovo personalmente molto interessante il fatto che ora, ritornati nel possesso del bene, potremo, la società Politeama potrà ad esempio allocare dei posti auto che sono lì. Questa è una cosa molto veloce che nelle more in cui ragioniamo, mettiamo in ordine e pensiamo cosa fare, ci può comunque portare subito delle entrate, e questa era una situazione che andava immediatamente recuperata alla nostra diretta gestione, alla diretta gestione societaria. Quanti sono i posti auto lì? 20-25. E questa è una cosa che si farà fin da subito. Invece sugli spazi commerciali, voi prima parlavate anche di possibili interventi di privati per eventuali ristrutturazioni anche degli spazi commerciali, che immagino siano slegati da quello che poi è il teatro. No, noi li vediamo, io li vedo insieme. Ma come avete intenzione di muovervi? Cioè farete dei bandi sul bar e sul ristorante dall'altra parte? No, insieme, noi pensiamo di fare una cosa insieme. In realtà quello che ma sta non c'è avvenendo... rischio che rimanga lì chiuso, vuoto per altri vent'anni? Allora, in realtà quello che sta avvenendo da tempo, ora naturalmente gli incontri, il lavoro è assolutamente nella fase iniziale, e ovviamente anche gli incontri, le informazioni che vengono chieste, che vengono date, non è neanche opportuno esternalizzarlo, ovviamente lei sa, in una fase assolutamente di natura informativa e di raccoglimento di quello che sono le disponibilità. Giustamente, l'ipotesi qual è? Il bene ha le dimensioni e le problematiche anche di natura, diciamo, materiale, strutturale che noi conosciamo, quindi l'intervento è sicuramente di una certa entità. Quindi l'ipotesi qual è? Quella di avere dei contraenti, dei soggetti che naturalmente sia dal punto di vista economico-finanziario, ma anche delle capacità di realizzazione, siano soggetti di un certo spessore, insomma, è ovvio, no? Quindi una volta che ci saranno, poi è chiaro, la destinazione è una destinazione diversa, è plurifunzionale, già la parola stessa lo diceva, anche per quanto plurifunzionale, c'è una parte commerciale che è la parte su via Cavallotti e via Gallio, dove tradizionalmente ci sono sempre state attività o di albergo, di commercio, di bar o di ristorante, e devo dirvi che diversi soggetti anche, diciamo, persone di un certo spessore hanno già manifestato un interesse in questo senso. Poi è la parte naturalmente spettacolo, cultura, che è bellissima. L'acustica del teatro è un'acustica detta dagli esperti molto bella, il teatro è anche mantenuto bene, il presidente dell'Ordine degli Ingegneri nella visita che ha fatto, anche dal punto di vista strutturale, il teatro mantiene bene, quindi anche gli interventi sono interventi più di adattamento, che non è un immobile che sta crollando, tanto per capirci, al di là degli aspetti magari interni di gestione in questi anni, molto disordinato. No? Quindi da questo io sono assolutamente, diciamo, noi siamo assolutamente fiduciosi, e questo lo dico anche per l'interesse che la parte della città attiva, la città che sta anche realizzando o ha realizzato cose importanti in città, sta manifestando, noi siamo assolutamente positivi riguardo a una possibilità, finalmente, dico finalmente, perché finora l'impegno non c'è mai stato, e ora io sono contento che l'intera amministrazione fa proprio l'obiettivo che vediamo, voi avete seguito in questi anni le vicende, che la cosa possa essere recuperata e realizzata. I tempi naturalmente non sono delle vacche grasse, non siamo in un'epoca in cui è facile tutto, le cose sono diventate sicuramente un po' attente e più difficili, però io ritengo, vi richiamo l'attenzione su una cosa importante che si è detta poco, pensate alla ubicazione del Politeama, la zona, non è assolutamente una zona marginale,
della città, è una zona centrale della città e anche per le sue future destinazioni culturali è situata accanto agli immobili anche di proprietà del comune che sono di destinazione culturale pubblica estremamente interessante. Mi riferisco su via Cavallotti, cosa abbiamo? L'Istituto Carducci, dove attualmente è ubicato l'università, che è anche di proprietà comunale, e subito dietro al Politeama, di fronte abbiamo noi un immobile pubblico che è dell'università, che è destinato ad attività di studio e di ricerca, che è la biblioteca dell'università, della facoltà di giurisprudenza. Quindi in un progetto che l'amministrazione ha di riqualificazione anche di quella parte della città, in uno anche con il recupero della stazione San Giovanni, sicuramente quella è una zona assolutamente non marginale, una zona centrale, e quindi anche il discorso del recupero del Politeama si inserisce in questa visione di quella parte della città che potrebbe trovare anche l'operatore economico privato interessato a un intervento di spessore. Se posso, e poi chiudo, solo una cosa rispetto alla zona. Nella mia testa sarebbe più facile trovare un interessato a gestire e a risolvere questo tema se teniamo insieme la parte commerciale, che può rendere in maniera molto più facile, con la parte diciamo del teatro vero e proprio. Ma questa è solo una mia idea, l'abbiamo detto prima, cioè noi non veniamo qui con nulla di preconfezionato, il pacchetto non è affatto fatto, perché vogliamo veramente questa volta che ci sia una progettualità comune. Allora, se noi arrivassimo con un'idea già fatta e preconcetta, non ci sarebbe questo. Per cui questa è la mia idea, è che sia più semplice se vengono tenute insieme, se da altri soggetti verranno proposte idee che invece propongono splittamento, verranno prese in considerazione. Bene. Vi ringraziamo. Grazie mille a voi. Grazie. E buon lavoro. Grazie.